ci dirà qualche cosa. Grazie, no, intanto devo scusarmi, farmi scusare per aver costretto questo bellissimo pubblico a pazientare quasi mezz'ora per aspettarmi, non meritavo tanto, ma vi ringrazio per averlo fatto, perché mi avete consentito così di partecipare all'intera manifestazione che un po' mi prova varie sensazioni e varie riflessioni. Una mi riporta, e questo è un vero piacere, a quel compito che forse è stato il mio più bel compito nella mia vita, che è stato quello di essere sindaco di un paese come con l'Armele, e l'ho fatto per 9 anni, l'ho fatto con entusiasmo, l'ho fatto lavorando con la gente, e questa sera apprezzo il gusto di stare insieme alla gente, perché a volte lavorare anche in ruoli importanti come quello che abbiamo io e Daniele in questo momento, un ruolo istituzionale rilevante, ti dà soddisfazione di altra natura, ma ti toglie il gusto e la soddisfazione di stare a fianco della gente, e in particolare della nostra gente, in particolare degli anziani, perché i comuni come i nostri sono comuni in cui la componente anziana degli ultimi 65 anni rappresenta oggi la parte più cospicua, la parte più rappresentativa. E questa cosa è per certi versi un problema per le amministrazioni, ma per altri versi una grande risorsa e una grande opportunità. Intanto una grande opportunità quando si riesce a far sentire importante l'anziano, vitale nella comunità in cui vive, importante per l'istituzione, per il comune che lavora comito a comito con la comunità. E l'associazione ISBO rappresenta l'elemento più importante attraverso il quale far vivere un po' i nostri ragazzi, i nostri giovani, le parti più adulte, ma in particolare gli anziani. E quindi aver promosso anche a Quellelongo, in quanto ero sindaco, l'Università della Terza Età, che ha collaborato con l'Armele in diverse iniziative, con Irma Bianchi e da Vezzano, è un elemento importante del nostro territorio, che va salvaguardato, va incoraggiato, va aiutato in tutti i modi possibili, perché poi si promuovono molte iniziative che culturalmente sono rilevanti, ma l'aspetto più importante per me da sottolineare è l'aspetto aggregativo, cioè la possibilità e la capacità di stare insieme e di stare bene insieme. Poi l'aspetto culturale. Effettivamente nella società della comunicazione affidata a internet, affidata ai telefonini, affidata a intranet, affidata alle videoconferenze, ci si chiede che importanza abbia una produzione come quella che abbiamo sotto gli occhi, come la filastrocca che abbiamo appena ascoltato. È, a mio avviso, sotto il profilo culturale di grande rilevanza, perché ci sono alcune cose che possono essere tramandate con i mezzi moderni, ma altre cose che invece vanno tramandate di generazione in generazione soltanto trasmettendole oralmente di madre in figlia, da nonna a nipote, da parente a parente, e così di generazione in generazione. E in questo trovo che le nostre comunità, i nostri piccoli paesi sono un serbatoio culturale straordinario che va in qualche modo incoraggiato e sostenuto, anche quando si immagina, e spesso ci scontriamo a livello regionale con concetti un po' non condivisibili, cioè si immagina che le iniziative che devono essere sostenute siano solo quelle di rilevanza interregionale o nazionale, quelle che ti portano in televisione, quelle che fanno parlare i giornali. Invece noi dobbiamo promuovere quelle iniziative che fanno vivere le nostre comunità, che danno rilevanza ai nostri anziani, che danno il senso di appartenenza, e come l'iniziativa che stiamo vivendo oggi. E quindi un'indicazione anche di tipo politico che mi viene da questo incontro: i piani sociali, i piani di zona, attraverso i quali negli anni scorsi noi abbiamo, secondo me, colto solo alcuni aspetti delle necessità della terza età. Spesso si sono trasformati i piani di zona in interventi di assistenza domiciliare agli anziani, con qualche intervento di ascolto nel territorio, ma poco si è lavorato nei piani sociali per gli aspetti culturali. Cioè, a mio avviso, l'integrazione dei piani sociali deve andare proprio nel versante della cultura, perché dare sostegno alla terza età, dare aiuto alla popolazione anziana è anche mettere nelle condizioni di vivere e produrre, come dire, eventi di tipo culturale come quello che oggi stiamo a suggellare anche con la nostra presenza, che spero sia gradita, perché avere l'istituzione regionale che presenza a questi eventi sottolinea la presenza di un consiglio regionale che vuole essere presente
nel territorio che vuole vivere vicino alla propria gente e dare quanto è possibile sostegno adeguato. Grazie.